Il centenario dell'occupazione delle fabbriche del 1920, l'ultima conferenza è dedicata al biennio rosso. E la conferenza di stasera, come ho detto, verrà tenuta dalla professoressa Irene Piazzoni del Dipartimento di Studi Storici dell'Università degli Studi di Milano, ma sapete che tutte le conferenze sono fatte dai docenti del Dipartimento di Studi Storici. La professoressa Piazzoni al momento insegna storia del giornalismo e storia della cultura, giusto? Contemporanea, storia della cultura contemporanea, però in passato, fino a un paio d'anni fa, ha insegnato storia della radio e della televisione, anzi è stata la prima docente all'Università Statale di Milano a insegnare storia della radio e della televisione. È autrice di numerosissimi saggi e libri che riguardano questi argomenti. Io particolarmente ricordo un libro che è un po' fuori da questi argomenti, ma che è quello sulla Scala, no? Professoressa Piazzoni in passato ha scritto un bellissimo libro sulla Scala, no? Sui palchettisti della Scala, i famosi palchettisti, quelli che avevano un ruolo determinante nelle vicende della Scala, e che è un libro molto bello, così come sono molto belli i suoi studi successivi. Prima di dare la parola a Irene Piazzoni, vorrei ricordare che oggi è il giorno della memoria. Il giorno della memoria che ci riporta al secolo passato, cioè al Novecento. Quello che Eric Hobsbawm, uno dei più grandi storici del Novecento, ha definito giustamente il secolo breve. Un secolo in cui c'è stata un'accelerazione incredibile, un secolo che avrebbe dovuto essere il trionfo del progresso, per certi aspetti lo è stato, poi se stiamo qui a discutere il concetto di progresso non ne usciamo più, per certi aspetti lo è stato. Noi abbiamo sempre la tendenza a considerare quelli precedenti i secoli bui, no? Però io ricordo che il Novecento sicuramente è stato un secolo in cui nefandezze e orrori hanno caratterizzato il secolo in questione. Oggi una parte di tutto ciò si ricorda con il giorno della memoria. Invito tutti, se non l'avete fatto, prima che finisca il giorno, di dedicare un po' un pensiero a questa giornata. Adesso cedo la parola a Irene Piazzoni, che ci parlerà appunto della televisione a Milano. Grazie Ivano, buonasera a tutti. Dunque, la mia conferenza sarà articolata in due parti. La prima parte sarà dedicata agli anni 50 e la seconda agli anni 70 del Novecento, due fasi in cui a mio avviso Milano è stata protagonista e scenario di due momenti di snodo per la storia del sistema televisivo italiano. Gli anni 50, innanzitutto. Allora, una premessa: Milano esisteva fin dal dicembre del 1925 una stazione radiofonica che produceva programmi per il palinsesto di quella che allora era l'EIAR, ma la sede centrale dell'EIAR era sempre rimasta a Roma, nella capitale. E quando si era spostata a Milano, questo era avvenuto in virtù della nascita, se così possiamo dire, della Repubblica di Salò. Nell'ottobre del 1944, nella Roma liberata, viene fondata la RAI. E con la liberazione i servizi sono nuovamente accentrati nella capitale, perché la RAI segue il governo, come era avvenuto negli anni del fascismo. Una soluzione, un principio, peraltro, giustificati dal ruolo cruciale giocato dalla radio in regime, ricordiamolo, di monopolio pubblico, fascismo o non fascismo. Tanto è vero che si registra una continuità tra fascismo e post-fascismo, principio del monopolio pubblico. La RAI ha dunque sede a Roma, quando negli anni della ricostruzione tra 1949 e 1952 si inizia a lavorare per aggiungere al servizio radiofonico quello televisivo. In verità le ricerche sulla televisione erano già iniziate negli anni 30 ed erano arrivate anche a buon punto alla fine degli anni 30, ma poi era scoppiata la guerra e 10 anni dopo tutto è da rifare, con tecnologie nuove, con strumentazioni nuove. Torino e Milano, ma soprattutto Milano, sono scelte come sedi di questa sperimentazione. Sperimentazioni finanziate dalla RAI, che vedono però la collaborazione di alcune industrie interessate al settore. In primo luogo la Safar e la Magneti Marelli e la consulenza tecnica soprattutto della BBC in questa fase. I programmi ufficiali, come noto, saranno inaugurati il 3 gennaio del 1954, ma in realtà da più di un anno, dal settembre del 1952, la RAI ha in corso delle trasmissioni sperimentali regolari
per le quali è stato allestito uno studio a Torino, uno studio a Milano, ma è a Milano che si svolge la gran parte del lavoro. La città è scelta, come dirà in un'intervista del 1952 Giuseppe Spataro, potentissimo ministro delle poste, ovviamente democristiano, come saranno i suoi successori, Milano è scelta come culla della televisione in questa fase aurorale per le sue larghe disponibilità artistiche e per la presenza del grosso delle ditte che producono apparecchi, ma è un privilegio temporaneo. A Milano dunque tra 49 e 52, ma soprattutto dal 52 al 53, si forma una squadra di registi, di quadri artistici, di tecnici, supervisionata da Sergio Pugliese, che è considerato il vero maieuta della televisione italiana degli esordi, no? Quello che presiede alla costruzione dei palinsesti e alla configurazione dei generi, la configurazione dei programmi. Molti quadri, questi quadri artistici, tra l'altro, trascorrono alcuni periodi all'estero, negli studi della BBC o in quelli dei networks americani, per aggiornarsi, per addestrarsi, alla fine finiscono per dare corpo a un linguaggio, però, che è un linguaggio autoctono, è un linguaggio all'italiana, una televisione all'italiana, per ritmo, taglio delle inquadrature, contenuti. Fin dall'inizio si siede un modello di palinsesto che teoricamente guarda la BBC, perché la televisione americana è brillante ma troppo costosa, e quella, il modello francese è un po' scialbo, si dice, ecco. Però sostanzialmente quello che si costruisce è una televisione all'italiana. Un palinsesto di 3-4 al giorno, sono i film che sono un po' il tallone d'Achille di questa programmazione, poi c'è la prosa, quindi siamo ai primi passi della regia teatrale televisiva, ma già sono ottimi risultati dei primi, appunto, delle prime prove teatrali televisive. Poi ci sono naturalmente varietà, quiz, programmi di musica leggera, originali televisivi, adattamenti di opere letterarie, dirette da teatri, dirette da sale di concerto, balletti, programmi per i bambini, programmi per i ragazzi articolati, per i bambini più piccoli e per i ragazzi e le ragazze già in questa fase. Ci sono i programmi per il pubblico femminile, che seguirà sostanzialmente Elda Lanza. Ci sono programmi di cultura, documentari, rubriche, programmi di divulgazione storica, programmi d'attualità, dibattiti, diretti di avvenimenti cittadini. Il primo Acerbo telegiornale, alla cui redazione presiede fin dal giugno 1953 Vittorio Veltroni, e poi programmi sportivi, con la prima domenica sportiva che si inaugura appunto nell'ottobre del 1953, naturalmente la messa, la Santa Messa, e la rubrica religiosa L'imitazione di Cristo, che è condotta da padre Nazareno Taddei, che è stato scelto dal cardinale Schuster. Ecco. Una programmazione quindi molto ricca, molto articolata, cui partecipano artisti, ma anche rappresentanti del mondo culturale e giornalistico milanese, che è possibile ricostruire però soltanto grazie ai resoconti della stampa, in particolare la stampa del pomeriggio, quindi La Notte, il Corriere Lombardo, il Corriere d'Informazione, eccetera, e è possibile ricostruire grazie all'archivio fotografico della RAI, perché noi non abbiamo i programmi, erano tutti in diretta in quella fase, quindi abbiamo le fotografie e abbiamo un po' di fotografie di qualche fotografo cittadino, per esempio Gian Colombo, che andò a fotografare proprio in questa fase i programmi sperimentali, e ora li custodisce tutto ciò gelosamente, cioè la figlia, quindi è un po' difficile così appropriarsene e utilizzarli, purtroppo. E quindi tutti quei format, quei generi, quel palinsesto, quel modello sarà ereditato dalle trasmissioni ufficiali quando esordiranno nel gennaio del 1954. A Milano si fa una delle prime prove di una critica televisiva, e si forma anche il primo nucleo di pubblico. Si calcola che siano circa 20.000 televisori nel dicembre del 1952 nella zona tra Milano e Torino, quella che può ricevere proprio questo segnale. Anche se non sappiamo niente di come siano distribuiti, possiamo però presumere che già gli esercizi pubblici si fossero dotati naturalmente di televisori. Quando il 3 gennaio del 54 iniziano i programmi ufficiali, dai 4 studi di Milano è ridato l'85% dei programmi, il 5% da Torino, l'altro 10% da Roma. Il telegiornale in particolare resta a Milano, perché fino al 1958 la redazione romana avrà un ruolo irrilevante.
Negli studi milanesi tra il 54 e il 56 si allestiscono la maggior parte delle rubriche di varietà, tra cui il famoso 1-2-3 per intenderci, la maggior parte delle commedie, i programmi per i bambini che rimarranno la punta di diamante della sede di Corso Sempione e naturalmente il milanese Lascia Raddoppia, che tutti conosciamo, per il quale ha approntato il primo grande studio di Milano in Corso Sempione e a Milano come altrove diventerà poi volano anche per la diffusione popolare della televisione. Tuttavia, un conto è la produzione, un conto è l'ideazione, la decisione, no? della programmazione. Perché? Perché già dall'autunno del 1955, in effetti, la direzione della televisione è spostata a Roma, con grande delusione, naturalmente, dei milanesi, delle stampa milanese, degli ambienti milanesi che avevano un pochino, come dire, sperato invece in un ruolo di Milano, così, insomma, centrale. Nella televisione. La stampa, tra l'altro milanese, però, parla di un braccio di ferro tra le due sedi, la sede romana e la sede milanese, tra le dirigenze delle due sedi, parla di una sede romana conformista e parla di una sede milanese più dinamica, più indipendente. Per esempio, a un certo punto, durante le trasmissioni sperimentali, c'è un dibattito che conduce Curzio Malaparte, cioè in cui che ha protagonista Curzio Malaparte, che sembra indispettisca molto Roma, no? Perché è un po' a briglia sciolta Curzio Malaparte, un personaggio. Infatti Curzio Malaparte non poi metterà più piede negli studi televisivi e non sarà il solo, esattamente. Quindi ecco qui. Le sorti di questo confronto Roma-Milano dipendono dai vertici della RAI, che a loro volta dipendono dal Ministero delle Poste, naturalmente, che a loro volta dipende dalla Democrazia Cristiana, quindi questo questo è evidente. Ecco, i vertici della RAI, l'amministratore delegato della RAI di allora, in questa fase, è il torinese fervente cattolico Filiberto Guala, poi si farà frate trappista. Ecco, quindi fervente cattolico, legato agli ambienti però della sinistra, chiamano dice soprattutto Fanfani. La posizione di Guala è molto interessante perché in merito al rapporto Milano-Roma accentramento-decentramento, perché in linea teorica Guala è favorevole al decentramento inizialmente, tanto che in un primo momento sembra proprio avallarlo, alimentando le speranze della sede milanese, ma la sua tendenza a un rigido controllo dei programmi, vedi Curzio Malaparte come esempio, ma insomma potremmo farne altri, e anche la vis censoria che notoriamente anima il suo mandato, finisce per favorire l'accentramento. E comunque come poi alla fine si deciderà. Tra l'altro nel 1957 Guala è allontanato e la nuova dirigenza, Rodinò, Napoletano e via dicendo, spazza via ogni velleità di autonomia della sede milanese. Si intensificano gli investimenti su Roma, vengono costruiti 8 grandi studi a Roma si costituisce la SACIS, che è creata per la gestione della pubblicità televisiva, che parte proprio nel 1957, inizia la lenta smobilitazione produttiva della sede milanese. Ne è un segnale inequivocabile l'insediamento nel gennaio del 1957 di un solerte funzionario, Paolo Giordanino, chiamato sostanzialmente a gestire l'ordinaria amministrazione, cioè Milano esegue e eseguirà. La sede milanese sarà protagonista di produzioni importanti, tra cui Promessi Sposi di Bolchi, ma in questo quadro che ho delineato. Una riflessione su questa parabola, cioè Milano da culla della televisione a ordinario centro di produzione. Testimonianze e ricostruzioni storiche hanno insistito su un'occasione mancata, no? per Milano in questa fase, a proposito della televisione a Milano. Due esempi rapidissimi, Carlo Bo. In un colloquio con Arturo Colombo pubblicato nel volume Milano nei 50, qualcuno di voi forse lo ricorderà, che è stato pubblicato nell'86 a cura di Petrillo Scalpelli, ha parlato della perdita di un primato per Milano con lo spostamento a Roma di due fondamentali centraline in quella fase, anni 50, della elaborazione, della formazione, della distribuzione della cultura dell'informazione, cioè il cinema e la televisione. Non individua responsabilità precise, ma parla di fattori compositi, spesso esterni. Ada Ferrari, storica che forse voi conoscerete, autrice di un importantissimo volume dal titolo Milano da Rai, un incontro mancato, col punto interrogativo che risale al 2002,
Ha osservato a sua volta, cito, che non manca ad una carica paradossale il fatto che la città italiana, più precocemente sensibile al bisogno di mediare tra cultura e massa, abbia poi mostrato così evidenti incertezze tattiche e strategiche, quindi parla di incertezze tattiche e strategiche, nell'uso, nella rivendicazione del più pervasivo e rivoluzionario fra nuovi linguaggi, vale a dire la televisione. Allora, io ritengo che in realtà non ci fossero affatto i presupposti perché la testa della televisione rimanesse a Milano, a prescindere dalla responsabilità della classe dirigente cittadina, e che non ci fossero neppure i presupposti di qualsivoglia decentramento in quel momento dei servizi televisivi o radiofonici, o di una specializzazione. A un certo punto si parlò di Milano come centro della varietà e della commedia, Torino i programmi invece dei ragazzi, Roma la testa politica. No. Certo, i giochi non erano ancora fatti in questa fase, ma è agevole intuire le ragioni per le quali la centrale direttiva della televisione avrebbe preso stanza a Roma. Primo, la classe politica del tempo e la Democrazia Cristiana in primis sostiene la preminenza di Roma, perché Roma significa la preminenza del potere politico, cioè governo, Parlamento, sede dei partiti, quindi governo politico centrale, nel controllo esiziale di quella che allora era la maggiore agenzia culturale del paese, la RAI appunto, sventando il pericolo di spinte incontrollabili o di pressioni che potessero provenire da altri poteri, amministrazioni locali, sedi locali dei partiti, soggetti imprenditoriali, soggetti finanziari, troppo pericoloso in questa fase. Secondo, è Roma lo spazio di mediazione politica in questi anni, non sono ancora nate le regioni, quindi Roma è lo spazio della mediazione politica. La stessa industria del ramo televisivo, è vero, è dislocata per lo più a Milano e in Lombardia, ma conta su un coordinamento pubblico, e questo confronto avviene a Roma a livello nazionale, non a livello locale. Non è poi così peregrina l'ipotesi della configurazione in quegli anni di un asse Roma-Torino, intorno al quale si concentrano da una parte Roma, i vertici delle istituzioni, dall'altra Torino, il capitalismo più influente, Fiat. È un asse che probabilmente reggerà fino agli anni 70. Ne è una dimostrazione palese la questione della televisione a colori. Tutti sappiamo che la televisione a colori in Italia sarà adottata con dieci anni di ritardo rispetto alle televisioni europee, nonostante la RAI fosse prontissima a varare la televisione a colori dal punto di vista tecnico. E questo ritardo è dovuto a una decisione politica, e questa decisione politica significa proteggere la Fiat, proteggere l'industria automobilistica e il consumo di automobili piuttosto che orientare i consumi verso la televisione a colori. Questo è un leitmotiv di Ugo La Malfa, per intenderci, no? Però questo è sicuramente una ipotesi interessante. C'è infine la tendenza centratrice della classe politica del tempo, dovuta sia alla necessità di un controllo più stringente sui programmi, sia alla volontà che la RAI si trasformi, così sarà, in un potente veicolo di un processo di unificazione linguistica, identitaria, culturale. Anche simbolicamente la collocazione a Roma è un segnale in questa direzione. Lo dicono in tutti i modi, Spataro, gli altri, la RAI non può essere milanese, la RAI non è torinese, la RAI non è neanche romana, la RAI è italiana, e quindi a Roma, la capitale, lì deve essere. Certamente poi pesa anche, poi quindi vedremo come le cose cambieranno negli anni 70 in termini di dibattito pubblico, l'assenza di un personaggio politico di calibro che funga da portavoce delle aspirazioni milanesi in questa fase del dopoguerra. Lo si vedrà su altri fronti. Tra l'altro, nessuno dei dirigenti della RAI è milanese in questi anni. Guale torinese, Rodinò è napoletano, Bernabei è fiorentino, per cui non c'è una rappresentante. Ma il problema è anche un rappresentante politico proprio milanese in questa fase. Lo si vede anche in un altro confronto molto importante, che è stato forse di recente studiato, ma io non ho idea di studi nel passato. Ho letto recentemente un saggio sulla candidatura di Milano sede del MEC, del mercato europeo comune, che nasce appunto in questi anni, e che è contesa da Torino. Auspice il ministro degli esteri di allora, Giuseppe Pella, e quindi una candidatura mancata nonostante le ottime chance, forse proprio, anzi, come lo denunceranno in tanti, questo boicottaggio nazionale, procedure di suicidio assistito, no? Di Milano in questa fase. Quindi il fatto che mancasse una voce autorevole, un uomo politico che potesse, insomma, in qualche modo
sostenere la candidatura milanese, questo sicuramente pesò. È in questo quadro che si inserisce il primo tentativo di televisione privata a Milano, un tentativo fallito, però molto interessante. Facciamo un piccolo passo indietro. All'inizio degli anni 50 c'era stata una manifestazione di interesse per la televisione privata da parte di alcune grandi aziende del nord del paese. L'aveva detto lo stesso Spataro, erano giunti al Ministero un sacco di richieste di attivare televisioni private, anche su scala locale, però erano arrivate tantissime richieste di grandi aziende del nord. Attenzione, siamo agli inizi degli anni 50 e in quel momento non è ancora chiaro se il servizio televisivo sarà come quello radiofonico, monopolio pubblico. In teoria per il momento solo la radio c'è e la radio è monopolio pubblico. Non è detto che il monopolio pubblico sia esteso anche alla televisione, quindi in quel momento qualcuno avanza l'istanza per televisioni private. La convenzione tra la RAI e lo Stato, che risaliva ancora quando c'era l'EIAR, scadeva nel 1952, quindi in via teorica non era escluso un diverso orientamento. Tra l'altro c'era qualcuno che in effetti, parlo di Nenni, non aveva, quindi leader del Partito Socialista, aveva buttato lì l'ipotesi che almeno la televisione non fosse servizio pubblico, naturalmente, no? Quindi c'era qualche malumore, no? Per la riconferma del servizio pubblico. E quindi erano i giochi ancora, non erano fatti in questo senso. E quindi, insomma, era un momento di fluido, possiamo dire. Bene, in realtà la maggioranza e la Democrazia Cristiana, segnatamente, non hanno alcuna intenzione di cambiare le cose. Le opposizioni sono impotenti e nel gennaio 1952, in anticipo sulla scadenza, la convenzione tra RAI e Stato sarà rinnovata nelle stanze del Ministero delle Poste senza nemmeno un micro dibattito in Parlamento, cioè zero, sarà riconfermata per 20 anni, quindi fino al 1972, e questa convenzione non solo conferma il monopolio della radio, ma lo estende anche alla televisione. E il rinnovo della convenzione deprime per il momento altre iniziative private nel settore. Però si può ben raccogliere una tesi avanzata da Arturo Gismondi, uno dei primi grandi esperti di televisione che scriveva sull'Unità, che sul Ponte, la rivista dei Calamandrei, firma un bellissimo saggio su questo, bello corposo, in cui espone una tesi che si può condividere. Cioè dice: queste manifestazioni di interesse per la televisione privata all'inizio degli anni 50 non vogliono arrivare, non hanno l'obiettivo di arrivare alla televisione privata, vogliono incalzare il governo in direzione della pronta costruzione di una rete di trasmettitori televisiva, che era molto oneroso in un paese come il nostro, l'Italia, pieno di montagne, cocuzzoli, eccetera. Quindi è molto costosa la costruzione dei grandi trasmettitori per la ripetizione del segnale, e quindi serviva questo, incalzare. Quindi in effetti la costruzione della rete televisiva sarebbe stata realizzata velocemente, molto velocemente, a spese della collettività, lasciando l'industria privata i vantaggi della produzione di apparecchi televisivi. E così sarà. Non a caso, di fronte alla convenzione, alla notizia della convenzione del 52, nessuno dei rappresentanti del mondo economico batté ciglio. Nessuno protestò, tutti furono anzi molto felici. Ma le cose cambiano nel 1955, o meglio dopo il 1955, per una serie di fattori. Primo, uno più generale, che riguarda il quadro politico, no? Non siamo più nel momento del centrismo puro, il quadro politico è più instabile, no? E quindi questo è un quadro, uno sfondo che dobbiamo tenere presente. Due, nel 1955 nasce in Inghilterra la Independent Television, è una rete privata. Certo, in Inghilterra c'era prima l'Authority e poi prima l'Authority e poi la televisione privata. Però nasce una televisione privata, 1955, è un precedente, no? È un precedente in Europa, interessante, no? Significa che è possibile conciliare monopolio pubblico e iniziativa privata, esiste un modello. Terzo, nel 1956 la RAI annuncia che sta studiando i programmi pubblicitari anche per la televisione, infatti di lì a poco nascerà Carosello. Considerato che la nostra televisione, per vedere la televisione italiana,
bisognava pagare un canone molto elevato per il tempo, tra l'altro, e beh, questo favorisce, come dire, le proteste da parte di chi vuole attaccare la RAI e al pretesto di attaccarla perché la RAI dà oltre a far pagare un canone, manda la pubblicità. Naturalmente il leitmotiv che sarà poi recuperato, sapete benissimo, nei primi anni Ottanta, no? Per questo motivo, per attaccare la RAI. Un altro importante motivo riguarda sempre la pubblicità. Perché? Perché in quel momento si registra un grande successo degli abbonamenti televisivi. Si capisce subito che la RAI in Italia, insomma, ha un grande, enorme successo rispetto anche alla Francia, rispetto alla stessa Inghilterra. Quindi c'è una grande espansione e molto rapida. Questo dimostra le potenzialità del mercato pubblicitario televisivo italiano. Certo, adesso ancora in nuce, si tratta di potenzialità, però in prospettiva fare una televisione privata che dà pubblicità potrebbe essere interessante, quindi anche questo va tenuto in conto. E poi non dimentichiamo che nel 1955 inizia la sua attività, cioè viene istituita la Corte Costituzionale, che offre un possibile grimaldello. Sono troppo veloce. Scusi, ma ha fatto bene a dirmelo. Ha fatto bene. È per tutti così oppure sono troppo veloce? Va bene, ha fatto bene a dirmelo. Vado più lenta, d'accordo. Allora, ha seguito fino a qui, abbiamo detto, 1955. Va bene, 1955, sì, io sono un po' veloce, ha ragione, poi a un certo punto è ancora più veloce, tu fermami ogni tanto, è lì per questo, non fa il suo dovere, il professor Granata è moderatore, moderami un po', no? Ha fatto bene a dirmelo comunque. Allora, 1955, la Corte Costituzionale è un soggetto molto importante, un attore nuovo, no? Un attore fondamentale, perché la Corte Costituzionale, la presenza della Corte Costituzionale offrono un possibile grimaldello ai fautori di un servizio televisivo privato. Perché? Perché c'è il nostro articolo 21 della nostra Costituzione, che è quello che regola tuttora la libertà di espressione, che recitava: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Tutti, tutti chi? Cosa significa tutti? E cosa significa con ogni mezzo? Come è formulato l'articolo, giustifica un monopolio pubblico o non lo giustifica un monopolio pubblico? Questo è evidente, no? Bene, questa vulnerabilità, cioè questa vulnerabilità dell'articolo 21 della Costituzione, così come è stato congegnato dai padri della Costituzione, farà della Corte Costituzionale un attore fondamentale, anzi forse il primo attore, nella regolamentazione del sistema televisivo anche in futuro. Oh, questo è ovvio, lo vedremo fra un poco. Infine, per quanto riguarda Milano, l'abbiamo appena detto, proprio nella seconda parte del 1900, degli anni 50, è chiaro che la sede milanese non sarà, come dire, sarà una sede sussidiaria, no? Essendo una sede sussidiaria, quindi Milano non conterà quasi nulla, no? Nel settore televisivo. Va bene? Abbiamo capito. Ecco, allora, in questo contesto nasce nell'ottobre del 1956 a Milano una società per la produzione di cortometraggi e documentari televisivi che è sostenuta da capitali che provengono da diversi gruppi industriali e finanziari. E questa società nel 1957, nel maggio del 1957, costituisce a sua volta la prima televisione privata italiana, vale a dire TVL, Televisione Libera, TVL. La società giunge a installare un impianto all'ultimo piano del grattacielo di Piazza della Repubblica, si dota di apparecchi che provengono dagli Stati Uniti e che trasmettono su una frequenza diversa da quella della RAI, ed è importante segnalare, tra i tanti che sono nella partita, anche la presenza della RCA, la società discografica nata alla fine del 1951, società per azioni controllata per il 90% dalla casa madre americana e dal 10% dal Vaticano attraverso lo IOR.
ma è uno dei tanti soggetti perché, per esempio, si parla anche di una partecipazione della Italcementi, Italcementi che è anche nella partita della fondazione del quotidiano La Notte, quindi questo è un po', ecco, l'ambiente. Allora, non posso soffermarmi sui dettagli che riguardano questa società, ma è bene aggiungere che non rimane la sola in Italia, perché intanto nello stesso anno anche il quotidiano di Roma, di Renato Angiolillo, Il Tempo, crea, sempre, stiamo parlando sempre del 56-57, in questo caso novembre del 56, una propria televisione, Tempo TV, e cerca finanziamenti che arrivano, anche in questo caso, da alcuni ambienti interessati, in questo caso nel centro Italia. E poi anche Achille Lauro, a Napoli, crea una televisione cosiddetta del Sud, un'analoga iniziativa, vedremo, non partirà, ma intanto è in essere, e c'è anche un caso meno noto in Sicilia. Allora, non è facile determinare gli obiettivi autentici di questi progetti, provocare il governo per ottenere altre concessioni in altri settori, come sempre le solite, oppure davvero aspirare a coprire dei mercati televisivi e quindi pubblicitari su scala locale o su scala regionale. Tempo TV, per esempio, dice: noi vogliamo la televisione privata nel Lazio, e anche Achille Lauro dice: io voglio la televisione del sud, no? Quindi, diciamo, la Campania e qualcos'altro, e via discorrendo. Si vuole guardare al modello televisivo americano, oppure fare gli interessi di alcuni gruppi imprenditoriali? Insomma, sono tutte domande. Quello che ci interessa qui è, era una inevitabile esigenza di sintesi, sono due cose. Primo, la posizione dei partiti della stampa milanesi, e secondo, come va a finire questa faccenda, perché sono le due cose più interessanti. Allora, primo punto, la stampa e i partiti politici. Allora, a favore della televisione privata si pronunciano per la stampa La Notte, che è proprio la più accanita nel sostenere la televisione privata. E poi i settimanali dei grandi editori, L'Europeo di Rizzoli, Settimo Giorno di Vitaliano, Settimana Radio TV di Pino Ponzoni, che tra l'altro appena Settimana Radio TV è una settimanale per i programmi televisivi che vuole fare concorrenza al Radio Corriere TV, quindi c'è anche concorrenza di tipo editoriale, Epoca di Mondadori. Vale la pena riportare il parere di Enzo Biagi, che era allora direttore di Epoca, perché in queste parole c'è tutto Enzo Biagi. Dice Enzo Biagi: la Costituzione autorizza il cittadino italiano a pubblicare giornali, ad affiggere manifesti, ad usare altoparlanti. Non si capisce perché gli debba essere inibito l'uso delle telecamere. Rispettando le nostre leggi e le convenzioni internazionali, deve essere possibile anche da noi quello che è permesso, ad esempio, negli Stati Uniti e in Inghilterra. La concorrenza migliora il prodotto. Non è onesto costringere il povero utente a pagare il più forte canone di abbonamento del mondo, quello per la RAI, e tra poco, perché sta per scattare anche la pubblicità Carosello, a supportare, oltre alla consueta pubblicità del governo, perché la RAI è governativa, anche quella dei biscotti e dei carburanti. Ci sono già tutti, no, i leitmotiv della bontà della televisione privata. Chi è contrario tra tutti questi editori di giornali? Edilio Rusconi, che ha appena fondato Gente, quindi si è appena messo in proprio da direttore di Oggi, è diventato un editore. E la posizione di Rusconi è molto interessante in questa fase, e vale la pena leggere anche le sue parole. Considerato che la TV è il mezzo di informazione che colpisce prevalentemente le persone più elementari, la parte più rozza e semplicistica dell'opinione pubblica, quella parte cioè che non è raggiungibile con i giornali né con i libri, perché normalmente non ama leggere, è prudente aprire le porte alle stazioni private? Onoreremmo certo accademicamente la libertà d'espressione, vero? La quale comunque ha tanti altri mezzi per manifestarsi. Consentiremmo a gruppi privati di organizzare trasmissioni lodevoli e piacevoli, ma si è pensato che consentiremmo anche a gruppi comunisti e criptocomunisti di esercitare nuove e poderose suggestioni sulle anime più semplici?
È prudente consentire alle organizzazioni comuniste che già fruiscono di enormi aiuti statali, di alleanze sordide con speculatori privati, di attive amicizie con nobili spiriti di sinistra, di tutte le libertà democratiche, consentire loro di fruire anche di stazioni radio TV attraverso le quali rafforzerebbero le loro propagande? Ecco, con questi argomenti invece gente di Rusconi invece dice meglio il monopolio pubblico, perché così non diamo spazi ai comunisti. Cosa fanno il giorno il Corriere della Sera? Pesci in barile. Pesci in barile, punto. Prudenti, sostanziale neutralità, benevole attesa, pesci in barile, esattamente. Tra le forze politiche, chi sono i favorevoli? I liberali, innanzitutto. I socialdemocratici, perché anche Virginio, il sindaco di allora, il sindaco Ferrari, è a favore della televisione privata. Sono possibilissimi i repubblicani, dice la Malfa, sì, però bisogna trovare un modo di controllarle, perché altrimenti... Tra i cattolici si affaccia qualche voce a favore. Uno veramente ci credeva, era Don Ernesto Pisoni, che era il direttore del quotidiano cattolico L'Italia. 1955, se non erro, era appena diventato arcivescovo di Milano, quindi un giornale comunque legato alla curia. Però la posizione più interessante è quella dei socialisti. Considerato il partito nel suo complesso, si possono individuare una posizione più prudente e una posizione invece più spregiudicata. Prudente, attenzione, perché la televisione privata è un pericolo di posizioni oligopolistiche. Attenzione, perché la televisione privata è un pericolo culturale, chissà che programmi fanno, eccetera, eccetera. Invece la posizione spregiudicata è tenuta dai socialisti milanesi, che invece appoggiano la televisione privata. L'appoggiano proprio tanto perché sono fiduciosi nella concorrenza. Ma attenzione, secondo me non è tanto la concorrenza forse di Biagi quella che intendevo, cioè loro sono favorevoli alla concorrenza politica. È evidente, no? Cioè, la concorrenza politica significa che così non avranno voce soltanto i democristiani, e la concorrenza è un po' la posizione che prenderà anche Scalfari, no? Eugenio Scalfari, quando si pronuncerà a favore delle televisioni private, no? E dirà, beh, tutto sommato la televisione privata significa pluralismo. Quindi, tra l'altro, Scalfari era stato socialista per una fase, anche quindi insomma, questo è il quadro. DC e PC, recisamente, naturalmente, contrari alla televisione privata, strenui difensori dell'intangibilità del servizio pubblico in regime di monopolio. Naturalmente, il Partito Comunista per questioni di principio, ci mancherebbe altro adesso dare in mano ai privati la televisione, la radio, la televisione, non se ne parla nemmeno. La Democrazia Cristiana perché al potere se lo gestisce, è che adesso che ne sape, cioè, già ce l'abbiamo il potere, no? Perché dovremmo compromettere una posizione già di forza che hanno, no? Che ha nella con la RAI. Ecco, entrambi, tra l'altro, i partiti adducono due ragioni: il paventato rischio di oligopoli e i contenuti di un'ipotetica televisione privata probabilmente farà pena, e quindi in sintesi non va appoggiato una simile soluzione. Interessante, per finire, è la posizione del Sole, perché è la voce degli imprenditori, che assolutamente non sposa la causa dei privati per nulla, si spende invece in grandi elogi per la RAI, per l'ampliamento della rete televisiva. Non si tratta di ragioni di principio, perché avremo negli anni 70 cambierà tutto, ma di calcolo. Le previsioni di profitto di una televisione privata in questi anni, 1956, 57, 58, sono aleatorie vista l'angustia del mercato. Il mercato italiano è troppo ancora immaturo, troppo acerbo, il mercato pubblicitario, cioè quello che porta denaro alla televisione privata. Ha ancora una volta ragione Arturo Gismondi a osservare, buon profeta, che, cito, la vera battaglia per il monopolio televisivo si scatenerà il giorno in cui i gruppi promotori avranno la prova che una TV commerciale è divenuta un'impresa economicamente conveniente in relazione agli investimenti necessari. Quindi, dice Gismondi, ha ragione, per il momento tutto si svolge sul terreno giuridico. E allora com'è che finisce appunto questa storia? Finisce che Tempo TV a Roma e Televisione Libera naturalmente sono fuori legge, sono considerati fuori legge, gli impianti vengono sia a Roma sia a Milano smantellati ed entrambi puntualmente fanno istanza, fanno
si appellano alla Corte Costituzionale. E infatti era quello il punto, no? Cioè il grimaldello legislativo. La Corte Costituzionale nel luglio del 1960 emana una sentenza storica, una sentenza contraria alla televisione privata, attenzione però, contraria per ora alla televisione privata. Cioè la Corte blocca l'iniziativa privata per il pericolo, dice, che si affermino oligopoli in un momento in cui sono necessari grossi investimenti per impiantare un servizio televisivo. Quindi in questo momento è troppo costoso fare la televisione, lo farebbero soltanto i più forti, no? Quindi si formerebbero degli oligopoli. Piuttosto che un oligopolio o una serie di appunto oligopoli, dice la Corte, molto meglio un monopolio pubblico, ma dice la Corte, purché quel pubblico sia pubblico e non sia la Democrazia Cristiana, e basta. Pubblico è di tutti, eh? Quindi così. Deve rappresentare la RAI tutte le categorie politiche, sociali e culturali. Non a caso la sentenza è accolta con grande favore dai comunisti. Quanto i socialisti le cose sono cambiate, perché intanto i socialisti e i democristiani stanno per varare il centro-sinistra, prima a livello locale e poi a livello nazionale, cioè stanno per entrare nella stanza dei bottoni socialisti, quindi che gli importa più la televisione privata? C'è la RAI, quindi le cose sono cambiate in breve tempo. La DC naturalmente accoglie molto bene la sentenza, ci mancherebbe altro, con grande soddisfazione. Semmai quello che fa la DC intelligentemente è piazzare alla RAI un uomo molto intelligente, no? Che cercherà di ottemperare a quel per tutti della Corte Costituzionale, vale a dire Ettore Bernabei, che poi gestirà la RAI fino a, quasi alla riforma del 1975. Attenzione però, in fondo il grimaldello dell'appello alla Corte Costituzionale ha funzionato, perché la Corte, attenzione, non ha negato per principio la possibilità di scardinare il monopolio, dunque ha schiuso una breccia a beneficio di futuri tentativi. Non ha detto per principio, ha detto per ora. È molto importante questo. Quindi ha aperto una breccia. E questi tentativi, in effetti, andranno segni in un altro contesto. Siamo appunto agli anni 70, quello dei primi anni 70, quando si riaffacciano le stanze privatistiche, in un momento molto diverso dagli anni, degli anni 50, perché è un momento di grande difficoltà dei partiti politici, per ragioni interne dei singoli partiti politici, ma per ragioni naturalmente anche generali, di crisi, per il contesto su cui non mi soffermo, e rispetto agli anni 50 poi sono cambiati anche il fronte privatista a favore della televisione privata o di chi è interessato alla televisione privata, è molto diverso, molto più complesso, molto più articolato, è fatto di tanti soggetti, è fatto anche di tanti attori difficilmente tra loro assimilabili, no? Cioè c'è la grande imprenditoria, sono i medi imprenditori, ci sono quelli che vogliono avere voce, ci sono le istanze locali, non è più così no, facile disciplinare, perché è difficile trovare categorie, quindi è molto più complicato. Ci sono gli editori, quindi è un fronte molto più articolato. Di fronte al proliferare, allora voi sapete che negli anni 70 prima nascono le emittenti via cavo, poi ci sono le emittenti pseudo-estere, cioè le emittenti che trasmettono sul suolo straniero, ma in italiano, per l'Italia. Vedi Capodistria, vedi la televisione della Svizzera italiana, ma vedi più di tutte Tele Monte Carlo, perché la televisione della Svizzera italiana era della Svizzera, Capodistria era jugoslava, Tele Monte Carlo, adesso ne parliamo un attimo, era a Monte Carlo, ma era italiana in realtà, e quindi è molto diverso. Ecco. Quindi in un primo tempo le istanze privatistiche non riguardano la televisione via etere a livello locale, riguardano queste, il cavo e la televisione pseudo-estera. Allora, nascono tantissime televisioni via cavo, ci sono queste televisioni straniere, vengono impiantati dei ripetitori in suolo italiano perché possano essere queste televisioni straniere recepite. Perché, voi direte? Ma perché c'erano i costruttori delle televisioni a colori, che non vedevano l'ora di vendere le televisioni a colori, che in Italia e queste televisioni erano a colori, Tele Monte Carlo era a colori, televisione svizzera era a colori, e invece la RAI non lo era ancora, quindi ci sono interessi, no? Anche appunto imprenditoriali legati a questi settori che premono, no? Ecco, quindi ci sono i ripetitoristi, no? Quindi che costruiscono le petizioni.
Quindi di fronte a questo pullare, naturalmente cosa fa il governo? Smantella gli impianti. E che cosa fanno questi imprenditori? Fanno appello alla Corte Costituzionale. E cosa fa la Corte Costituzionale? Questa volta dice sì. 1974, c'è una storica sentenza della Corte Costituzionale che dice sì alla televisione via cavo. D'altronde la televisione via cavo era elementare, non costava neanche tanto. Non c'erano più quelle condizioni, erano, no, non c'erano più quelle condizioni del 60. Costava poco fare una televisione via cavo. Quindi consente la televisione via cavo e consente la ripetizione di televisioni straniere sul suolo italiano, purché non diano pubblicità. Però il capodista non dava la pubblicità. Ma Telemonte Carlo sì. E allora come fai a oscurare la pubblicità? Che fai? A un certo punto, tecnicamente, che fai? No? Era difficile, però, che si spegneva la televisione nel momento in cui si era pubblicità su Telemonte Carlo. Insomma, era molto complicata la faccenda. Quindi non potevano trasmettere pubblicità, lo facevano lo stesso, per intenderci, no? Quindi già fuori legge. 74. 1975. Riforma della RAI. Riforma della RAI. Cosa si può dire della riforma della RAI? Che è una cosa sola, no? Che è però importante, che quella riforma sigla il passaggio della RAI dal controllo del governo al controllo del Parlamento e viene istituita la Commissione parlamentare di vigilanza. Nel 76 si forma la prima e naturalmente ci sono i comunisti. Per forza, perché i comunisti hanno rappresentanza in Parlamento, sono il secondo partito e quindi i giochi cambiano, le regole sono cambiate. È un comunista, Elio Quercioli è vicepresidente della Commissione parlamentare di vigilanza. Leggi, i comunisti sono entrati nella stanza dei bottoni pure loro. E che cosa succede? Che i socialisti non sono tanto contenti. Prima c'erano soltanto loro, adesso ci sono anche i comunisti. Scusate se semplifico, però è così sostanzialmente, no? E gli ambienti della destra non sono affatto contenti, no? Che i comunisti siedano nelle stanze dei bottoni della televisione pubblica. Ultimo atto, il 1976. Perché nel frattempo, nel 75, qualcuno ha iniziato a costruire degli impiantucci locali di radio private. E subito dopo sono stati seguiti da qualcuno che l'ha fatto con le televisioni. Via etere, non più via cavo, via etere. Locali. Locali, per la carità, vengono smantellati e questi signori fanno ancora appello alla Corte Costituzionale. E cosa fa la Corte Costituzionale nella sentenza del 76? Liberalizza le televisioni private via etere e le radio private via etere. Locali, perché la sentenza riguarda le locali. Ma qui arriva il bello, perché il via cavo, il locale lo abbiamo capito perché è quantificabile. Il via etere, aria. Cioè impianti, connessioni, videocassette. Cioè il via etere era complicato da disciplinare, perché il via etere è aleatorio, è molto più complicato come dire, disciplinare un ambito che dal punto di vista tecnico è indisciplinabile. Quindi questi impianti dovrebbero rimanere locali, quindi l'idea è che rimangano locali. Sintesi, 1976, seconda metà del 1976, di fatto la Corte Costituzionale sul fronte delle televisioni private ha concesso quasi tutto. Cos'è che non ha concesso? Che le televisioni straniere non devono pubblicità e che le locali rimangano locali. Ma le televisioni straniere continuano, cioè Telemonte Carlo, a dare pubblicità. E le televisioni locali, invece di rimanere locali, che fanno? Si interconnettono, fanno cose, si espandono piano piano, lento lento, lemme lemme, e diventano da locali, regionali, regionali, nazionali, d'accordo? Questo è quello che avviene, tutto fuori dalla legge, perché nel frattempo la legge del 75 è vecchia, cioè è stata appena promulgata la legge sulla RAI del 75, nel 76 questa legge è quasi da buttare via. Quasi da buttare via. Quindi tutte queste cose avvengono fuori legge, nel Far West, già nel 76. Infatti Scalfari dirà, in fondo i buoi sono già scappati dalle stalle a questo punto, no? Perché non c'è più una legge di regolamentazione. Questa legge di regolamentazione si inizia a studiarla
e si studia una volta, e si studia due volte, si studia tre volte, quattro volte, nasce un governo, muore un governo, nasce un altro governo, morale non sarà mai promulgata, perché la prossima legge sarà la legge Mammì, che sapete tutti è la fotografia di quello che è già avvenuto, e intanto sono avvenute tante altre cose. Allora, una faccenda molto importante riguarda Milano in questa partita, perché in realtà Milano, sapete benissimo che queste televisioni private sono ovunque, no? Cioè non sono solo a Milano, no? Ovvio, sono in tutta Italia, sono in tutta la penisola, ma è Milano che balzano gli occhi la centralità e la peculiarità proprio, no, del caso milanese. Non solo per il numero di sigle che nascono qui, perché ne nascono moltissime, piccole, medie, grandi, poi ci saranno anche gli editori. Direi che il problema sia soprattutto strutturale. Allora, è a Milano che prima che in ogni altro luogo si fa strada un modello nazionale di emittente privata, proprio con Tele Monte Carlo, come dirò. Quindi la televisione privata nasce a Milano con Tele Monte Carlo nel 1974. Primo. Adesso lo dirò. Secondo, è a Milano che si configura il sistema che è al cuore del fenomeno, cioè binomio televisioni private e pubblicità. Perché? Perché a Milano hanno sede tutte le maggiori concessionarie pubblicitarie, molte delle quali legate alle grandi imprenditori, molti dei quali legati ai grandi editori. Terzo, è a Milano che il sistema televisivo del futuro, dell'immediato futuro, quello degli anni Ottanta, si configura lasciando intravedere, come vediamo bene, adesso vedremo subito con Tele Monte Carlo, i confini un po' labili, incerti, proprio un po' sfrangiati, tra obiettivi imprenditoriali e implicazioni politiche. Lo vedremo subito appunto con Tele Monte Carlo. Allora, a proposito di implicazioni politiche, a Milano che si gioca la vera partita della televisione privata sulle sorti del sistema televisivo italiano, perché sono milanesi tutti i protagonisti di quella partita. I fautori della televisione privata, Bettino Craxi, Claudio Martelli, il sindaco Carlo Tognoli, Massimo Pini, Massimo De Carolis, Indro Montanelli, che non è milanese ma è milanese, i difensori della cittadella assediata del monopolio pubblico, Elio Guercioli, abbiamo prima citato, comunista, ma potremmo anche citare il quale diventa presidente, no, della RAI in questi anni, che è Grassi, che è come si dice, socialista, ma socialista sui generis dopo il Midas. Ecco. E poi non dimentichiamo che è milanese uno degli uomini politici che più conteranno in questa partita, vale a dire Vittorino Colombo, che nessuno studia, invece è un essere molto interessante. Chi è che lo studia quel signore? Fondamentale, nessuno, peccato perché è molto interessante, lo diremo dopo. Allora, Tele Monte Carlo. Tele Monte Carlo nasce nell'agosto del 74 ed è una emittente commerciale che ha la sua sede a Monaco ed è sarebbe la costola italiana di Tele Monte Carlo. Quindi formalmente straniera, quindi ci sono capitali anche straniere, ma c'è molto capitale italiano, e quel capitale italiano è dato da una società pubblicitaria, la società pubblicitaria di Oscar Maestro, il pubblicitario milanese. Lo stesso direttore di questa concessionaria pubblicitaria, Dante Colombo, dichiara: i nostri programmi vengono realizzati a Milano, i film li compriamo in Italia, sta parlando di Tele Monte Carlo, la pubblicità la raccogliamo noi a Milano e fatturiamo tutto in lire. È italiana, è evidente, no? Ecco. Cosa interessa a Tele Monte Carlo? Interessa fare danè, cioè interessa raccogliere pubblicità televisiva e fare denaro con la pubblicità televisiva. Con che cosa? Molto con i programmi d'evasione, sostanzialmente. E la Tele Monte Carlo dà la pubblicità, non dovrebbe darla. Da qui si scatena una battaglia, sì, parlamentare, di quelle proprio feroci, che vede comunisti e socialisti contro Tele Monte Carlo, che alla fine, vedremo, dovrà ritornare sui propri passi e verrà riassorbita un po', no? E poi finirà, diciamo, per essere appunto in qualche modo assimilata al sistema, perché nel frattempo chi è che sostiene Tele Monte Carlo? Indro Montanelli col suo giornale nuovo. Da qui il tema delle implicazioni politiche che sono anche, no, che sfiorano gli interessi imprenditoriali, perché nel frattempo la battaglia per la televisione privata è stata
presa in carico da Indro Montanelli che da Tele Monte Carlo inizierà a un telegiornale, servizi televisivi proprio appunto, proprio, e da lì inizierà la sua battaglia a favore delle televisioni private con implicazioni politiche molto molto molto, molto evidenti, perché naturalmente il problema di Montanelli, come il problema di tutta diciamo, la destra, è quella dei comunisti che sono ormai diciamo, entrati nella RAI. La seconda, e poi qua concludo, tappa di questa seconda fase di questa vicenda riguarderà invece esclusivamente le televisioni via etere, perché nel frattempo, nella seconda metà degli anni 70, sostanzialmente la vera battaglia si giocherà sul terreno del via etere, perché le televisioni estere, come dire, si vede, non hanno in qualche modo, come dire, non sono state un formato ecco, efficace. Le televisioni via cavo non contano niente e a quel punto che tutta la partita si gioca sulle televisioni via etere. Ne nascono tante a Milano, moltissime, Tele Lombardia, Antenna 3, Tele Alto Milanese, ma sappiamo benissimo che i veri protagonisti della televisione privata via etere a Milano saranno i grandi editori, Rizzoli, Mondadori, Rusconi, che si sposteranno in questi anni tutti sul fronte televisivo, commettendo un tragico errore. Commettendo un tragico errore perché sono tutti editori con solide case editrici. Naturalmente il solido dei Rizzoli verrà, come dire, in qualche modo si sbriciolerà fra poco, ma per motivi anche che sono legati agli errori di Angelo Rizzoli, e, insomma, i debiti e via discorrendo, la P2, eccetera, eccetera, no? Però Mondadori e Rusconi commettono un errore fatale. Commettono un errore fatale perché sono quasi convinti che quello sia il vero business, il nuovo business, e non hanno capito che invece c'è qualcuno che quel business sta già giocandolo in anticipo con mezzi molto più efficaci, e che è Silvio Berlusconi, perché Silvio Berlusconi prima degli altri nel 1980 ha già sostanzialmente fondato la sua televisione, Canale 5, con i network che vengono uniti sostanzialmente, con le videocassette che funzionano, no, con pochi minuti o pochi secondi, no, ma sostanzialmente rendono la televisione del nazionale, con una pubblicità infatti di tipo nazionale, e con due vantaggi che sono acquisiti. Il primo è che ha acquistato una grande quantità di programmi e ha immagazzinato una grande quantità di programmi prima che questi programmi inizino a costare tanto, perché l'ha fatto prima degli altri, ha capito molto bene che per fare una televisione privata deve aver bisogno di tantissimi programmi, tanti, 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 come dire, fieno in cascina. Gli altri si renderanno conto un po' più tardi di questa cosa. Nel frattempo il prezzo dei programmi si è alzato perché è aumentata la concorrenza. Errore fatale. E il secondo grande, come si dice, vantaggio di Berlusconi è quello di aver capito che prima viene la pubblicità e poi vengono i programmi, la programmazione. Perché quello che fa Berlusconi è non affidarsi a una società esterna di pubblicità, è quello di fare la società pubblicitaria Pubblitalia 80, che è la televisione, cioè Pubblitalia è Canale 5, mi spiego? Ecco, è Canale 5, perché quello è il vero cuore, e ha capito che per fare la pubblicità devi farla in un in modo diverso rispetto alla tradizione, mentre gli altri facevano tradizionale, in modo da catturare tutti coloro i quali non avevano mai fatto pubblicità. E quindi erano piccoli imprenditori che vengono coccolati, vezzeggiati e appunto in qualche modo al fine daranno appunto modo diciamo a questa televisione di decollare proprio sul fatturato pubblicitario. Non ho tempo, mi spiace, di parlare, però lo faremo in un'altra puntata, della partita politica che si gioca in questa fase, negli anni appunto tardi anni 70, però accenno soltanto il fatto che saranno i socialisti milanesi, e quindi così ritorniamo, no, agli anni 50, coloro i quali senza indugio sposeranno la causa di un sistema misto pubblico-privato, lo faranno nel novembre del 1978 in un famoso convegno sulla televisione, informazione, potere in Italia, in cui Claudio Martelli lancerà la famosa ipotesi di una quarta rete privati, prima rete,
tre reti alla RAI, perché intanto stava nascendo il terzo canale, no? Quindi tra i tre, quarta rete privata. Naturalmente i comunisti non saranno d'accordo, quella ipotesi fallirà, quell'ipotesi morirà e purtroppo si arriverà agli anni, alla soglia degli anni 80 nel Far West, che poi prenderà, praticamente sarà il terreno di coltura di una concorrenza spietata che sarà vinta dal primo e da quel caso dal più abile. Grazie. A scapito degli editori, quali editori in effetti poi ci lasceranno quasi tutti le penne. Certo, Rizzoli lascerà le penne perché per altri motivi, la P2, eccetera, eccetera. Rusconi e Mondadori. Rusconi si riesce per primo a vendere senza perderci tanto. Mondadori, Rete 4 sarà un vulnus notevole, sarà un collasso notevole per insomma un gravissimo errore, insomma, ecco, sicuramente un gravissimo errore. Bene, vi ringrazio molto della vostra attenzione. Sono andata un po' più piano, mi dica che è andata. Grazie. Sì, dunque, ringraziamo Irene Piazzoni per il suo intervento. Grazie. Dunque, io ho pochissime cose da aggiungere sentendo quello che ha detto Irene. Di una cosa, tu l'hai posta un po' come una specie di punto interrogativo, se gli esercizi pubblici a un certo momento, quando nasce la televisione, si adeguano. Beh, si adeguarono subito, certo. Si adeguarono in modo particolare i bar, no? E la fortuna dei bar fu lasciare a doppia, nel senso che bisognerebbe dare i dati di quanto era diffusa la televisione a livello di... Io mi stavo riferendo alle televisioni, alle trasmissioni sperimentali. Sì. Noi non abbiamo purtroppo molti dati sugli anni 52-53. Naturalmente sul 55 c'è l'esplosione. Allora, diciamo così che gli esercizi pubblici cominciarono a capire l'importanza della televisione a partire dal 54, gioco grosso modo. Nel 55 venne fuori il problema di Lascia o Raddoccia. E Lascia o Raddoppia rappresentò in realtà la fortuna degli esercenti, diciamo dei bar, senza proprio star lì. Una cosa però in particolare c'è che non so in quanti sappiano, no? Io faccio ricorso alla mia di memoria, visto che ormai sono un brontosauro più né meno quanto alla televisione. Cioè che l'arrivo della televisione e soprattutto l'arrivo di Lascia o Raddoppia cambiò il cinema. Nel senso che inizialmente Lascia o Raddoppia era fatta la domenica. E la domenica i cinema non avevano più nessuno. Dopodiché fecero pressioni sul governo perché spingesse la RAI a cambiare il giorno di programmazione di Lascia o Raddoppia, che venne portata il giovedì. Nonostante fosse il giovedì era un giorno di magra assoluta per il cinema. E a questo punto molti cinema si attrezzarono per fare, prima dell'ultimo spettacolo, per trasmettere Lascia o Raddoppia. Uno andava al cinema, pagava, perché al cinema si pagava, vedeva Lascia o Raddoppia su uno schermo che non era proprio quello del cinema, era un po' più grande rispetto a quello... come questo qua, bravo sì, Sergio, esatto. Come questo qua, e poi dopo vedeva successivamente il film. Quindi, come vedete, la televisione cambiò anche molti, molti costumi. Tra l'altro Lascia o Raddoppia fu un'idea milanese. Lascia o Raddoppia fu un'idea milanese. Con Roma, sì. Il modo in cui la televisione milanese cercò di reagire, questo fu un'idea di Passante, che era un genio, e cercò in qualche modo di difendere le posizioni di Milano, effettivamente... Però non servì a nulla, no. Però fu un'idea della sede milanese. Ecco, un'altra delle cose che c'entra in realtà poco con la televisione milanese, ma va detta, è che la RAI a quell'epoca scelse di fare le orchestre sinfoniche e le fece una a Milano, una a Roma e una a Torino. Beh, io devo dire che sono dispiaciuto ancora adesso che poi per motivi di bilancio la RAI abbia abolito successivamente l'orchestra sinfonica di Milano. Quanto ai ministri delle poste, sono tutti democristiani fino appunto a Mammì, esatto. Che paradossalmente caso, è quello che fa la legge sulle televisioni. Quanto al fatto che Milano non avesse mai avuto qualche santo in paradiso sulla faccenda della televisione a Milano, io ricordo che in tutta la storia d'Italia, no, gli unici due presidenti del Consiglio milanesi, due poi uno per modo di dire, sono stati Mussolini e Craxi. Quindi è anche evidente che qui si... Sono moltiplicati adesso. Adesso si sono moltiplicati.
no? Il problema è che per tutto un certo periodo Milano era la capitale morale del paese con una classe dirigente che in realtà il potere non c'era. Su questo potremmo fare un'altra conferenza la prossima volta. Sì, anche la faccenda della capitale del MEC, quella è stata gravissima, sì. gravissima, poco studiata. Mi pare che stia uscendo, adesso poi te lo dirò, un articolo di una giovane studiosa sulla faccenda. Io l'avevo un po' studiata proprio in relazione perché avevo studiato la televisione a Milano e ricordo benissimo queste polemiche. Però fu sì, esattamente. È certo, una cosa enorme. E Milano aveva chance ottime chance. Ma è chiaro che Torino fece guerra, non fu appoggiata dal governo centrale, Confindustria non, per motivi diversi non appoggiò la candidatura, e è una vicenda molto interessante, poco studiata, ma è molto emblematica. Quello, non la televisione, era il vero, a mio avviso, obiettivo. Cioè la televisione, sì, era plausibile, no? Che una televisione pubblica fosse nella capitale, ma che Milano potesse diventare capitale del MEC al posto di Bruxelles, quello è stato molto grave. Non aver giocato quella partita fino in fondo con governo centrale coeso su quella candidatura. Un'ultimissima cosa, mi scuso perché è per addetti ai lavori questa qua, Vittorino Colombo. Sì. Vittorino Colombo secondo me è poco studiato perché fu sovrastato dalla figura di Marcora. Questa è la mia impressione, dopo posso sbagliare. Ci sono domande? Sì, allora, la figura di Vittorino Colombo. Dunque, la figura di Vittorino Colombo fu uno dei principali esponenti della sinistra democristiana. No? A livello storico la sua figura è poco studiata, ma se vogliamo cercare di dare una spiegazione, è poco studiata perché in realtà il vero leader di quella corrente di sinistra era Marcora. E quindi l'immagine di Marcora finisce per appiattire quella di Vittorino Colombo. Poi può darsi che ci siano altri motivi. Sì, eh? È un personaggio molto interessante, Vittorino Colombo, operaio 14enne, poverissimo, e riuscì ad laurearsi alla Cattolica in economia e commercio, poi entrò nelle ACLI e lì iniziò la sua carriera. Però è molto sì. Dicevo appunto, la figura di Vittorino Colombo è una figura molto interessante, ma a 14 anni fa l'operaio, quindi è un self-made man, no? Ecco. Riuscirà a laurearsi in economia e commercio e poi inizierà con le ACLI, no? La sua carriera politica, che poi si concluderà, se non erro, con presidente del Senato addirittura. Sì. Ecco, quindi fu più volte ministro delle telecomunicazioni in questa fase dal 76 all'80, molto interessante perché favorì la televisione privata senza dubbio. È anche molto interessante, e questo lo conosco perché fu uno dei primi in Italia a porre le basi per il commercio con la Cina negli anni 60, perché sì. Fu anche ministro del commercio, se non erro, vado a memoria, però sì, è molto interessante, ne poco studiato. Poco studiato e forse anche poi su questa faccenda della televisione gode naturalmente di pessima stampa il povero Vittorino Colombo, perché avendo favorito le televisioni private negli anni 70 naturalmente tutti lo hanno rantellato. Forse bisognerebbe un po' invece recuperare quella perché era una interessante, insomma, prospettiva. Probabilmente se il sistema politico italiano fosse riuscito a prevedere una cosa che era prevedibilissima, perché nel frattempo la televisione privata stava nascendo ovunque, cioè non era soltanto un fenomeno italiano, era un fenomeno europeo. E significava che gli investimenti andavano in quella direzione. E quindi il problema era una buona legge antitrust, prima che tutto avvenisse, no? Che potesse poi... Tu hai idea cosa vuol dire mettere d'accordo il Parlamento italiano? ci sono domande? Ho capito bene che il papà di sì. Di Veltroni, Vittorio sì. Veltroni, fu il primo direttore del TGO, no? Del telegiornale della RAI, sì, ma era già stato, sì,
Sì, era già stato direttore dei servizi di informazione radiofonici durante gli anni del fascismo. Cioè, Vittorio Veltroni si fa le ossa alla radio come appunto responsabile dei servizi radiofonici negli anni dell'EIAR. Quindi poi proseguirà la sua carriera negli anni del dopoguerra, nella RAI, diciamo, quella repubblicana, post-fascista, e per la sua bravura fu scelto come primo redattore capo del telegiornale che si fece a Milano fino al 1958. Poi dal 1958 praticamente tutto si spostò a Roma. Anche se i primi telegiornali dicono, perché noi non abbiamo, fossero molto simili ai cinegiornali, cioè all'inizio fossero sostanzialmente, non so se avete presente i cinegiornali della settimana Incom, perché poi era quello il modello, una serie di servizi un po' lunghi in cui poi molto interessante a proposito del telegiornale, della nascita del telegiornale, dello sviluppo del telegiornale, un libro che è stato scritto da Anna Maria Bruzzone, pubblicato dalla Burra, bellissimo anche perché è pieno di memorie, di testimonianze, si chiama proprio Anna Maria Bruzzone, il TG, qualcosa. Se voi andate a vedere Burra, Anna Maria Bruzzone, ed è molto interessante perché fa capire anche come Veltroni costruisse questo primo telegiornale, perché era molto difficile costruire il primo telegiornale, era una questione anche di fantasia, di artigianato, insomma, non soltanto di notizie, perché il primo era avere le immagini. Però ci furono già alcune performance interessanti, per esempio l'incoronazione della regina Elisabetta venne trasmessa dalla RAI, in questo modo ci fu un servizio aereo che portò la registrazione lo stesso giorno da Londra a Milano, e a Milano fu trasmesso praticamente lo stesso giorno il programma. Quindi c'erano così già con un accordo con la televisione, con la BBC, che naturalmente aveva fatto accordi con tutte le televisioni che tutte volevano perdersi, però quindi ci furono anche queste. Cioè un grande lavoro, un grandissimo lavoro fatto proprio in quegli anni. E questo libro, devo dire, è molto, molto bello, perché fa capire com'era difficile costruire i telegiornali in quella fase, e quindi può trovare molte indicazioni, insomma, anche poi è scritto da una giornalista, quindi è scritto in maniera abbastanza sciolta, non come noi storici. Non come noi. Sì, nasce nel novembre del 1953, la prima domenica sportiva, che nasce a Milano, la redazione milanese, e poi sarà ereditata dal 3 gennaio. Sì, c'erano i filmati. Tutti. Sì. Sì, beh, sì. I sistemi attraverso i quali arrivavano i servizi erano complicati. Per noi oggi ci sembra fantascienza, no? Ma era così. Sì. Un altro dei momenti d'oro invece dei baristi fu il mondiale di calcio del 58, quello che si svolse in Svezia, perché la RAI lo trasmise in diretta. Sì. No, sui mondiali del 54 mi pare che fecero alcune cose, no, ma facendo i filmati, no? Mentre i mondiali del 58 furono i primi che furono trasmessi in diretta dalla RAI, e l'Italia non c'era, perché nel 58 noi venimmo eliminati. Però in realtà ebbe lo stesso un grandissimo successo, uno perché c'era il grandissimo Brasile, quello di Garrincha e Pelé, due perché tutti gli italiani tifavano per la Svezia, che era padrona di casa, perché ben 5 giocatori della nazionale svedese giocavano in Italia, e lei sa che se giocano in Italia sono italiani a un certo punto, quindi tutti tifavano per la Svezia. E io mi ricordo, perché lo vidi anch'io al bar, no, il giorno della finale, che c'erano tutti questi locali pubblici traboccanti di sportivi, no, che volevano vedere a tutti i costi la finale di calcio. Quindi lo sport fu subito uno degli elementi base della domenica sportiva fu una delle poche cose che rimase a Milano. Sì, infatti quella poi è rimasta a Milano. Sì, alcune cose possono a Milano, rimaste a Milano quando c'è, dagli studi di Milano della, sì, RAI, no? Perché poi c'erano, quando anche le trasmissioni nazionali segnalavano, no? Sì, trasmissioni che erano, si sono già. L'altro fiore all'occhiello è veramente poetico leggere, ci potrebbe fare un libro su quello, peccato che non ci sono più, sono le trasmissioni per i bambini, perché le trasmissioni per i bambini e per i ragazzi sono bellissime per la qualità,
questa dirigente che si chiamava Anna Maria Romagnoli andò negli Stati Uniti a guardare tutte le trasmissioni per i ragazzi dei network americani, ma poi arrivò in Italia e costruì la televisione per i bambini e per i ragazzi, una perla nostra, no? I servizi per i bambini, per i ragazzi, quando nasce la televisione italiana sono tra i più belli al mondo. E collaborano Elda Lanza, ma anche la Gianna Guissola, non so se l'avete mai sentita nominare, questa grande scrittrice che è una tra le prime che, ci sono queste trasmissioni sulle protagoniste femminili dei suoi libri, che poi furono anche dei bestseller, no? Su Giulietta, queste ragazzine, no? Quindi programmi, e poi c'è Cino Tortorella, quindi Zurlì, Mago del Giovedì, e quindi tutta la grande scuola, no? Che parte da Cino Tortorella, milanese, molto legata anche al teatro dell'arte, molto legata anche ai mimi del piccolo teatro, perché Milano aveva una qualità nello spettacolo teatrale, anche per i bambini, eccelsa. Aveva anche grandi talenti nel fumetto e nel cinema d'animazione per i bambini, e quindi c'erano dei talenti a Milano, no? che vengono tutti impiegati in questa fase, e devo dire che le trasmissioni per i bambini sono... Si vede leggendo i resoconti, naturalmente, perché abbiamo poco, o le fotografie sono bellissime, sono molto belle. Ci sono altre domande? Va bene. Io vi ringrazio moltissimo per la vostra pazienza e soprattutto per grazie infinite per avermi segnalato. Non ha fatto Ivano, no, ha fatto benissimo. Io sono abituato in queste cose. Grazie davvero, buonasera. Arrivederci a tutti, ci vediamo la prossima volta.